Cari amici, buonasera. Oh, buonasera. Buonasera. Ma dove si trova di bello? Sì, nella indimenticabile cornice di Stavanazza dei Tufrilli. Certo. Addirittura. Sì, per la prima edizione di un festival che mancava, adesso per fortuna c'è. Cioè? Il Festival dei Tatuaggi per Idraulici. Beh, bellissimo, abbiamo colmato un vuoto. Sì, certo. Sì, un festival necessario, perché sì. Sapete, spesso capita che quando si chiamano idraulico a casa per un rubinetto. Tanto non venga, questa è la prima cosa. Sì. Poi? Sì, però quando si chiama per un rubinetto che perde e gli si debba chinare a lavorare sui tubi si scopre quel lembo di pelle guardi la parte finale della schiena. Va bene, abbiamo capito, ha reso l'idea. Sì, all'inizio è crudo, fino a volte ad arrivare al drammatico anno. Ma perché stare lì a... Su. Appunto, e spesso non fa piacere perché comunque è una zona ricca di imperfezioni. Sì, insomma, certo, d'accordo, però... Vabbè, ecco, comunque. In questo festival si valorizzano quei tatuaggi che coprono quella zona sensibile con delle opere d'arte. Ah. Come ad esempio questa, il capolavoro del maestro tatuatore Mirko Zurlini. Ecco, facciamo abbiamo la prima opera? Certo, prego, prego, lavori pure. No, beh, ma che cos'è, olio su tela? Mi scusi? No, tramonto su fondo schiena. Ah, vabbè, ok. Tra l'altro di imperfezioni qui... Ce n'è aiosa. Esatto. Ma non vi sentite più rilassati con questi colori? Sì, con c'è anche del cosa? Romanticismo, sì, col tramonto. Lo facciamo alzare che si vede anche il salvadanaio. Esatto. Sì, sì, ci sono anche altri capolavori. Allora, vediamo il signore. Grazie, grazie lo stesso. Prego, e facciamo entrare la seconda tela. Sì. Eccolo qui, salve. Eccolo qua. Prego, lavori pure. Sì, una tela vediamo. Un po' più in carne. Ecco, in questo caso cosa è? Una splendida poesia di Alda Merini. Ma no, senta, ma perché metterla lì? Vabbè, ve la leggo. Sì. Amami, ora che non ho parole, per farti innamorare dei miei silenzi. Che bellezza. Sperando che quella parte rimanga in silenzio spesso e volentieri. Sì, ecco. Certo, ma adesso... lo facciamo rialzare congediamo il signore, grazie mille. Comunque non l'ombra di una fattura finora, sarà un caso. Adesso vabbè. Sta arrivando, attenzione, l'autore di queste opere, il maestro Mirko Zurlini con la sua nuova grande opera. Prego. Qual è la sua... cioè, porta, ma senta. Come va? Ma ho avuto per diversi mesi il blocco del tatuatore. Oh, ma che peccato. Ieri, girandomi per il festival, ho trovato l'ispirazione ho creato quest'opera. Diamola. Ritratto d'autore. Ritratto d'autore? Cos'è? Ma è lei? Ma guardi. Ma com'è bellissimo. Ma posso portarmelo a casa? Ma cosa? Un piccolo omaggio per lei. Ma che carini. Me lo metto in bagno, venga. Sì, certo, come no. Beh, venga comodo. Che tra l'altro anche il rubinetto che perde. Ecco. Arrivederci, sì, buonasera. Sì, grazie. Arrivederci. È tutto suo. Che fortuna per Natale. Ciao la passione.